Sì, dopo tanto tempo finalmente riusciamo a vederci di persona, anche se ci siamo visti spesso in videoconferenza, però di presenza è tutta un'altra storia, diciamo. Niente, noi vogliamo ripartire dalla strada regionale numero 1 perché noi riteniamo che quella sia il volano che possa far sviluppare i nostri Monti Dauni che stanno all'interno e quindi attualmente per raggiungerli è sempre più difficile, quindi con una strada fondovalle sarebbe più agevole raggiungere i nostri luoghi che sono luoghi di bellezza, di cultura, come dire, di natura. Oltre alla SR1 chiederemo di avere una zona rurale speciale perché si possono mettere in moto tante risorse e far rimanere qua i nostri giovani. Con una grande intesa. Tra i sindaci non è mai mancata l'intesa, non è mai mancato il dialogo e con queste condizioni dobbiamo proseguire per la verifica del lavoro fatto, per quello che va adeguato, va aggiornato e sempre in prima linea nell'affrontare le nuove programmazioni, sia di aree interne e sia appunto per il PNR. È un lavoro solo da affinare perché il grosso è in continuità delle attività già programmate in questi giorni e quindi è necessario soltanto perfezionare e trovare la giusta intesa e forza per andare avanti. Aree interne va verificato lo stato di attuazione che comunque per i dati che noi abbiamo e per la competenza del GAL Meridaunia è abbastanza in linea con quanto previsto. Qualche adeguamento soltanto sull'utilizzo dei fondi ed essere pronti, l'altra priorità, proprio ad affrontare il PNR. Nel momento in cui la Regione attraverso il Governo vorrà incontrare gli enti locali e quindi i comuni. L'area interna dei Monti Dauni è stata la prima area interna fatta con una delibera di giunta regionale, quindi la Regione Puglia ha da sempre investito in maniera particolare sui Monti Dauni. Abbiamo stanziato 40 milioni di euro nel corso di questi 5 anni sulle aree interne che sono stati tutti impegnati, adesso i sindaci stanno rendicontando le spese. È un territorio che di sicuro ha fatto un salto di qualità in termini di utilizzo dei fondi europei, dei fondi nazionali, della programmazione unitaria più complessivamente intesa. Abbiamo un rapporto di grande collaborazione, è un territorio con grande potenzialità, grandi potenzialità su cui stiamo investendo. Adesso, al netto della strategia delle aree interne, abbiamo investito sulle strade, i marciapiedi, le piazze di tutta la Puglia con 100 milioni di euro e quindi anche sui comuni dei Monti Dauni e investiamo attraverso i GAL per fare in modo che si possano sostenere innovazioni nelle aziende. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Sulla ripartizione dei fondi, il fatto che sia un'area pilota, credo che possa avere assolutamente un occhio di riguardo. Consideri che su questo ci sta anche tutta la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del PNRR, che prevede dei finanziamenti ad hoc sulle aree interne, quindi anche su questa. La sfida oggi non è quanti soldi vengono messi a disposizione, ma la capacità che si ha poi di trasformare quella dotazione finanziaria in opere concrete, in sostegno alle imprese, in posti di lavoro. Quello è l'obiettivo principale. Io non mi sto ad attardare sulla dotazione, le risorse ci sono, vanno spese subito, bene e con un impatto positivo.